Sì, io credo che sarebbe opportuno cominciare al più presto a discutere, utilizzare questo momento di presentazione per confrontarci su quelli che sono gli obiettivi di fondo poi una serie di incontri come quella che oggi presentiamo e su quelle che, come diceva Gigi, sono anche le motivazioni che spingono ciascuno di noi, compresi coloro che stanno da questa parte del tavolo, a parteciparvi. Io quindi dirò poche cose e molto meno sistematiche di quelle che ha detto Gigi, per cominciare appunto questa discussione necessariamente collettiva. Da Marx all'operaismo, due parole su Marx, a partire poi dalla mia esperienza, dall'esperienza di una persona che si è iscritta all'università nel 1981 a Genova, a filosofia, e ha vissuto in presa diretta il processo specificamente italiano di rimozione di Marx dal corso degli studi nelle università. Sarebbe interessante anche discutere delle caratteristiche di questo processo specificamente italiano, ma resta il fatto da cui credo si debba partire che a distanza di 30 anni le cose non sono cambiate nelle università di questo paese, ma anche all'interno degli ambiti militanti. Marx è sostanzialmente sconosciuto. Foucault è un autore che bene o male si studia all'università, almeno in alcune facoltà di filosofia, anche di scienze politiche, è un autore che l'attivista o militante medio di un centro sociale, di un collettivo universitario, territoriale, conosce. Marx, ripeto, almeno questa è la mia esperienza degli ultimi anni, esperienza anche maturata come professore universitario, oltre che come militante che frequenta gli ambiti di movimento, è completamente sconosciuta. Io credo che questo sia un gap assolutamente da colmare, in primo luogo dall'interno degli ambiti di movimento, perché Marx è un autore, credo, e questa è però naturalmente una cosa di cui possiamo discutere, che rappresenta un punto di riferimento ineludibile per il pensiero critico e per ogni pratica politica orientata alla trasformazione dell'esistente. Certo, noi cominciamo oggi un ciclo di incontri intitolato Da Marx all'operaismo e continuo a parlarvi per mia esperienza diretta, l'esperienza non solo di una persona che si è iscritta all'università, come vi dicevo, nel 1981, ma di una persona che ha cominciato molto giovane a fare politica nell'area di quella che veniva chiamata all'epoca, che si definiva l'autonomia operaia. Parliamo del 78-79 e da questa esperienza io ho tratto un metodo di lettura di Marx
estremamente produttivo, anche se sicuramente quel metodo comportava dei limiti. Da Marx all'operaismo è un titolo che fotografa in qualche modo l'operazione che è stata fatta negli anni 60 dagli intellettuali e dai militanti che hanno fondato appunto l'operaismo italiano. Questa operazione è consistita nel fare tabula rasa del marxismo, anche qui con delle peculiarità italiane. Cosa significava marxismo nei primi anni 60 in Italia? Per dirla con una battuta di cui poi possiamo discutere, questo ha avuto come conseguenza assolutamente irrilevante in termini storici, ma rilevante per me dal punto di vista della mia formazione, il fatto che ho letto Gramsci intorno ai 40 anni. Gramsci ritenevo che fosse un autore che non valeva la pena leggere, perché Gramsci era il significante attorno a cui ruotava una determinata interpretazione storicista del marxismo, con cui l'operaismo appunto ha felicemente nei primi anni 60 fatto operato una drastica rottura. Marxismo significava molte cose. Dietro Gramsci c'era Togliatti in Italia, ma dietro marxismo c'era l'Unione Sovietica, c'era il movimento operaio, non solo ovviamente in Unione Sovietica e in Italia. Quindi quella rottura era una rottura gravida di significato dal punto di vista politico, oltre che teorico. Bene, da questo punto di vista oggi siamo in una situazione profondamente diversa. Siamo in una situazione in cui credo che, oltre a Marx, valga la pena di rileggere molti classici del marxismo, a cominciare ovviamente da Gramsci. Riproporre come titolo la formula da Marx all'operaismo non ha assolutamente il significato di ribadire quella tabula rasa del marxismo che l'operaismo fece all'inizio degli anni 60. Anzi, tra Marx e l'operaismo ci sono un sacco di cose che vale la pena di riprendere e di studiare. Certo è che per poter tornare ad apprezzare, o apprezzare per la prima volta, che so, Storia e coscienza di classe di Lukács, la conoscenza di Marx è una condizione indispensabile. Qual è l'aspetto, a mio giudizio, ma ripeto magari con parole mie, cose che ha già detto Gigi a questo proposito, qual è l'aspetto che a mio giudizio rimane assolutamente attuale dell'operaismo italiano? L'indicazione metodologica secondo cui nell'analisi e nella critica del capitalismo il punto di vista determinante è il punto di vista del soggetto. Il punto di vista di un soggetto di cui vanno ricostruite tanto le condizioni dello sfruttamento quanto le potenzialità di liberazione. Detta così può sembrare perfino banale, ma in realtà non lo è, non lo è senz'altro rispetto a quella che è stata la storia dei marxismi, al cui interno è sempre stata prevalente un'opzione, se volete, in due parole per non farla troppo lunga, oggettivistica. Le leggi di movimento del capitale, la struttura di dominio e sfruttamento.
Io credo che questo davvero sia un punto di vista di cui non dobbiamo stancarci di ribadire l'attualità. Ma naturalmente anche a questo proposito vale l'osservazione che siamo oggi in una situazione completamente diversa da quella in cui si è formato e si è sviluppato l'operaismo in Italia. Siamo in una situazione in cui, tanto per cominciare, abbiamo assistito tanto dal punto di vista dei movimenti quanto dal punto di vista degli sviluppi teorici alla moltiplicazione di fabbriche di soggettività. Non possiamo oggi, mentre evidentemente questo non era vero a metà degli anni 60 per gli operaisti italiani, parlare di soggettività senza assumere immediatamente, non come punto di vista subordinato, ma come punto di vista fondamentale, l'insieme degli sviluppi all'interno del femminismo, all'interno dei movimenti antirazzisti, delle minoranze, che ci hanno mostrato sfaccettature della soggettività che il buon Tronti di Operaia Capitale neppure immaginava, forse non gli interessavano neppure, non gli sarebbero interessati neppure. Pensate appunto alle teorie postcoloniali. Di nuovo una parentesi autobiografica. Dicevo che io Gramsci l'ho studiato a 40 anni o a 35. Beh, io Gramsci l'ho scoperto attraverso l'uso che è stato fatto di Gramsci da parte di storici e teorici indiani all'interno dei cosiddetti subaltern studies. Senza farne, come dire, dei feticci, perché la teoria postcoloniale, così come la teoria femminista, evidentemente è estremamente sfaccettata, eterogenea. Beh, è chiaro che qui di nuovo siamo di fronte, almeno per quanto mi riguarda, a degli sviluppi teorici incomprensibili senza tenere presenti gli sviluppi politici che li hanno generati, da cui non possiamo prescindere se vogliamo appunto collocarci saldamente, tanto come ricercatori quanto come militanti, nelle fabbriche di soggettività del tempo presente. Ultima considerazione. Dicevo adesso appunto collocato con un'espressione un po' così altisonante, no? Tanto quanto ricercatori, tanto come ricercatori quanto come militanti all'interno delle fabbriche di soggettività del tempo presente. Già Gigi ricordava, e tutti sapete, che la figura e la pratica soprattutto attorno a cui si è determinata nella storia dell'operaismo questa saldatura tra pratiche teoriche, pratiche di ricerca, pratiche politiche, pratiche di organizzazione è quella della co-ricerca o dell'inchiesta militante. Ecco, io credo che uno degli obiettivi di questa serie di incontri e delle discussioni che spero a partire da oggi li accompagneranno, dovrebbe essere proprio quello di saggiare, verificare l'attualità di una pratica di inchiesta militante oggi. Anche qui evitiamo il feticismo. L'inchiesta militante può essere fatta in moltissimi modi. L'importante è cominciare a farla, perché è vero che negli ultimi anni si è parlato moltissimo di inchiesta militante, ma sono poche le esperienze concrete di inchiesta che si sono condotte.
Io penso appunto che sarebbe estremamente importante in primo luogo intendersi sul significato e sugli obiettivi di un lavoro di inchiesta militante. E credo che per fare ciò sia necessario, positivamente necessario, portare dentro la discussione anche il sostantivo dell'aggettivo militante, cioè la militanza. Che cosa significa oggi militanza? Che cosa significa oggi militanza? Io penso che intanto sia importante ricordare che l'inchiesta militante è qualificata dal fatto di essere volta a sedimentare esperienze di organizzazione. Però prima ancora di porci questo problema, dovremmo, credo, ragionare sul significato dell'inchiesta, della conricerca militante come esperienza essa stessa. Che tipo di esperienza è? Che tipo di esperienza ci interessa promuovere parlando di inchiesta militante? Io direi, con una battuta che poi qualifico molto rapidamente con una citazione, sperando poi che vi sia la possibilità di discutere, che questa esperienza è un'esperienza centrifuga, un'esperienza che ci porta fuori da noi stessi, un'esperienza che è sostenuta dal gusto o, se volete, dall'esigenza primaria della scoperta. Molto spesso, guardate, le inchieste, le co-ricerche vengono organizzate sapendo già quali saranno i loro risultati. Ecco, quella non è un'inchiesta militante per come la intendo io. L'inchiesta militante è quella che ci porta fuori da noi stessi, fuori dai collettivi, fuori dai centri sociali, verso la ricerca di elementi di comprensione di cose che non sappiamo, che non conosciamo. Io già una volta, e concludo, a un seminario di un innomade proprio dedicato all'inchiesta, tra l'altro a Genova, avevo citato un brano che mi ha sempre molto colpito, di Foucault, di un Foucault minore, un'intervista a Duccio Trombadori del 1978, mi pare, in cui Foucault parla di soggettività. Sapete tutti quanto per Foucault sia stato importante il tema della soggettività, ma in quel contesto ne parla con riferimento agli anni 50 francesi, all'egemonia di una certa fenomenologia dal punto di vista filosofico, ma l'obiettivo è chiaramente anche Sartre, in termini negativi. Cioè Foucault dice all'inizio degli anni 50 c'era sostanzialmente un'ideologia della soggettività ridotta a coscienza e o autocoscienza. Per cui potremmo chiosare gli occhi di chi partecipava a questi dibattiti erano sempre centrati sull'ombelico del soggetto. E Foucault in quel contesto parla di un altro concetto di esperienza che lui scopre all'inizio degli anni 50 attraverso Nietzsche e Bataille, ed è un concetto di esperienza, dice Foucault, che strappa il soggetto a se stesso. L'esperienza è esperienza, è dunque qualcosa che vale la pena fare, nella misura in cui strappa il soggetto a se stesso, costringe il soggetto, inteso anche in termini individuali,
a spostare gli occhi dal proprio ombelico, commento in modo poco rigoroso. Ecco, io penso che in questa immagine di un'esperienza che strappa il soggetto a se stesso, ci sia qualcosa che vale davvero la pena di lasciare risuonare mentre ci accingiamo appunto a ripercorrere la storia, i concetti fondamentali, una tradizione di pensiero che ha fatto appunto della conricerca il proprio metodo fondamentale.